Quella notte davanti alla bussola, nel freddo di San Silvestro, quella notte di Capodanno, non la scorderemo mai. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti. Le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Erano gli stessi signori che ci sfruttano tutto l'anno, quelli che ci fanno crepare nelle fabbriche qui attorno. Son venuti per brindare dopo un anno di sfruttamento, a brindare per l'anno nuovo che gli vada ancora meglio. Non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi. Per difendere gli sfruttatori una tromba ha squillato, quando già i carabinieri hanno corso ed han picchiato. Come son belli i carabinieri quando picchiano con le manette i compagni studenti medi, dai 14 ai 17 non la smettono di picchiare. Se il colonnello non alza un dito, sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fan le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate. Dalla prima barricata alla zona dei carabinieri sono circa 40 metri, tutti sgombri e tutti neri. Quando cominciano ad avanzare, uno di loro spara in aria, i compagni tirano sassi per cercare di fermarli. Loro si fermano un momento, poi continuano ad avanzare, non è più uno soltanto, sono in molti ora a sparare. Dalla prima barricata vediamo bene le pistole, ma dalla seconda i compagni pensano che siano colpi di castagnole. Ci riuniamo tutti insieme alla seconda barricata e gli sbirri tornano indietro, vista la brutta parata. Ancora un'ora di avanti indietro, noi con i sassi, loro sparando, e tutti crediamo che sparano a salve anche da dentro un autoblindo. Ma ad un tratto vedo cadere un compagno alla mia destra, in ginocchio con un buco ed il sangue sui calzoni. Mi volto e grido: sparano davvero! E corro indietro di qualche passo. Due compagni portano a spalle il ferito nella gamba. Correndo forte sulla strada con alle spalle i carabinieri, vedo Ceccanti colpito a morte, trasportato sul marciapiede. Malgrado gli sforzi per aiutarlo, è difficile trovare soccorso, mentre gli sbirri ti corrono dietro e non ti danno un po' di riposo. Ho trovato un'auto utilitaria, è portato via Ceccanti, non ci resta altro da fare che scappare tutti quanti. Forse alla bussola per questa notte i padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro, tutte le volte che loro signori capitan sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci
il lavoro per sfruttare i suoi armati, per ucciderci, la TV per imbrogliare. A noi non resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale ben poco. Non ci resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale